L'appuntamento con la storia in questo Palazzo del Ghiaccio, una delle strutture dove si svolgono le gare delle Olimpiadi di Pyeongchang. Davanti ai cancelli si distribuiscono le bandiere dell'unica nazione che non esiste nelle mappe, sono i sogni di due popoli, quella della Corea riunificata. Su questa bandiera c'è la silhouette della penisola coreana, il nostro territorio. Questa invece è la bandiera nazionale della Corea del Sud. Questo è il giorno e questa è la notte, yin e yang. Il popolo coreano è uno solo. Oggi, 14 febbraio, San Valentino scende in campo contro il Giappone, la nazionale coreana di hockey. 23 atlete del sud, 12 del nord. È la prima volta che due paesi, formalmente stato di guerra, partecipano alle Olimpiadi con un team congiunto. I riflettori, però, più che sul terreno di gioco, sono puntati sulle tribune. A fare il tifo per la squadra di casa si distinguono le maggiorette inviate da Kim Jong-un al di là del 38esimo parallelo. Sono il volto seducente del regime di ferro. Cantano «La Corea è una sola», ballano danze tradizionali, danno vita ad ola che si propagano a tutto lo stadio. Fanno il tifo davvero bene, sono fantastiche! La partita termina con un 4-1 a sfavore della Corea. Le due precedenti del girone eliminatorio erano andate anche peggio, perse entrambe per 8-0. L'avventura olimpica del team riunificato si chiude qui. La coach aveva avvertito che si trattava di una missione difficile. La partecipazione della Corea del Nord, decisa solo 3 settimane prima dell'inizio del gioco. Arduo creare uno spirito di squadra in così poco tempo. Resta il valore simbolico del gesto. Un membro del Comitato Olimpico Internazionale propone la candidatura del team congiunto al Nobel per la pace. Il concetto di fratellanza che le Olimpiadi incarnano si moltiplica all'infinito come in un gioco di specchi a Pyeongchang, a 50 km dalla linea che divide in due una nazione, retaggio anacronistico della Guerra Fredda. Apre la cerimonia inaugurale dei giochi invernali la tiger bianca, che neanche la mascotte, animale guardiano e protettore nella cultura popolare di ambi i lati del confine. Korea. Il messaggio unitario, rafforzato dagli atleti delle due Coree che sfilano dietro la stessa bandiera e dalle note di Arirang, un motivo popolare coreano, divenuto una sorta di inno nazionale condiviso. Nella cornice di ghiaccio e fuoco di giochi invernali, il presidente sudcoreano Moon stringe la mano all'inviata speciale di Kim Jong-un, la sorella Yo Jong. Non era mai accaduto che un membro della dinastia che da 3 generazioni regna in Corea del Nord mettesse piede al di là del confine. Alla Blue House, la residenza di Moon, il presidente onorario nordcoreano verga sul libro degli ospiti un messaggio che auspica la riconciliazione tra i due paesi. La sorella di Kim invita il presidente sudcoreano ad un vertice a Pyongyang. Moon dice che sarà lieto di andare quando si sarà creata l'atmosfera giusta. Insiste sulla necessità di coinvolgere nel dialogo gli Stati Uniti. Ma non tutti sono contenti in Corea del Sud. Davanti al teatro di Seul, dove si esibiscono artisti nordcoreani, inscenata una robusta manifestazione di implacabili oppositori al dialogo. Questo artista di strada modella il volto di Otto Warbier, lo studente americano arrestato per una ragazzata a Pyongyang e restituito ai genitori 2 anni dopo, quando era già in coma irreversibile. La Corea del Nord non ha mai chiesto scusa per la morte del ragazzo. È ridicolo che ora il regime parli di pace olimpica. È una bugia. La morte di questo ragazzo è la dimostrazione che in Corea del Nord i diritti umani sono violati. Non possiamo ignorarlo. A Pyeongchang il vicepresidente americano Pence ha ostentato il suo scetticismo. Il disgelo olimpico ha costretto però anche l'amministrazione americana a cambiare tattica. Washington ora è pronta a parlare con Pyongyang, a patto che la pressione sul regime resti massima.
C'è uno scenario positivo, che è quello che questi contatti creino il clima favorevole per poi altri contatti, auspicabilmente con gli Stati Uniti e auspicabilmente per considerare poi quello che è il nodo della questione, che è la questione nucleare, la denuclearizzazione della penisola. I più diffidenti sono i fuggiaschi, che spesso dopo viaggi perigliosi sono arrivati dall'altra parte della cortina. L'ultimo in ordine di tempo è il soldato Oh Chong-song. A novembre ha attraversato il 38esimo parallelo sotto il fuoco dei suoi commilitoni. Se l'è cavata nonostante sia stato raggiunto da 5 pallottole. Oh Chong-song. In passato i nordcoreani fuggivano per ragioni economiche, ora per la sete di libertà. Il soldato che ha disertato a novembre, ad esempio, guardava in continuazione film sudcoreani. Questo l'ha spinto a compiere un gesto disperato. Il confine tra le due Coree si chiama zona demilitarizzata, ma la diplomazia ha inventato un nome tanto ipocrita. Questo in realtà è il confine più militarizzato del pianeta. 2 milioni di mine e migliaia di missili sul lato nord, puntati su Seul e i suoi 25 milioni di abitanti. Anche ora che c'è la pace olimpica, i due paesi si fanno la guerra a colpi di decibel. Lodi al leader, dal lato nord, 24 ore al giorno. Anche la Corea del Sud non è da meno, ma con tutt'altra musica, K-pop. Panmunjom è il villaggio dove nel 1953, al termine della sanguinosa guerra di Corea, è stata firmata la tregua, non la pace. Il tavolo è posto esattamente sul confine. Questi sono soldati sudcoreani. Dietro le finestre dell'edificio ci sono quelli nordcoreani. Qui gli eserciti di due paesi nemici si guardano letteralmente negli occhi, in una guerra che non è mai finita.